che conosciamo bene, e il santo in questione, questo Sant'Antonio, Sant'Antonio quello vero, cioè quello che tiene la barba, quello col maialo, quello, quelle cose che ci piacciono a noi, il fuoco, una figura, se vogliamo, quasi infernale, demoniaca, no? Una figura dell'oltretomba. Un santo che è un pochino troppo in confidenza con tutte quelle forze oscure che in teoria dovrebbero cercare di allontanare. Quindi sì, ci piace Sant'Antonio perché è un santo arcaico, è un santo che nasconde qualcosa di più. Poi è un santo di campagna, a noi ci piace, c'ha gli animali, c'ha i maiali, vuole bene alle bestiole. E quindi secondo me vale la pena invocare Sant'Antonio. Vi inviterei ad accendere gli accendini, ma siete seduti su dei balini di paglia, per cui magari facciamo... Sandy no. Immaginate delle fiamme, perché Sant'Antonio, come voi sapete, è il signore del fuoco. Signore del fuoco, ti invoco, proteggi il fuoco, proteggi dal fuoco. Signore del fuoco, ti invoco, proteggi il fuoco, proteggi dal fuoco. Signore del fuoco, ti invoco, proteggi il fuoco, proteggi dal fuoco. Signore del fuoco, ti invoco, proteggi il fuoco, proteggi dal fuoco. E il fuoco è arrivato all'inferno. Sette anime dall'inizio dell'anno si allungano in giro e tutti lo sanno, ma c'è qualcosa che forse non sai, e se non lo dico non mi crederai. Magia della notte del santo in cui gli animali come ricatto parlano di noi con la tua stessa voce, fatti il segno della croce, vedi come un eroe nell'impatto, stiamo ammalando una volta l'estate, perché non ci potrebbe sentire, sono le bestie, hanno da dire.
Grazie. Grazie a tutti. Nuovi andati, vecchi andati. State bevendo? State stringendo amicizia con le persone che...